Ci troviamo all'interno dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana, oggi 19 marzo San Giuseppe, e come ogni anno a Piazza Almerina vengono organizzate le tavolate di San Giuseppe. Come la tradizione vuole, in onore del santo vengono preparate pietanze di ogni tipo che poi in parte verranno distribuite ai poveri e in parte consumate dal pubblico presente alla benedizione. Sicuramente le tavolate sono occasione per fare beneficenza, ma anche per esibire la propria arte culinaria e molto spesso anche per recuperare e far degustare antiche pietanze tipiche della nostra zona. Il rito della tavolata prevede anche una rappresentazione nella quale alla Sacra Famiglia viene offerto il cibo raccolto a simboleggiare la donazione ai poveri della città che avverrà nei prossimi giorni. I cibi esposti sono stati preparati dagli abitanti della zona. Il particolare pane che viene offerto dopo la benedizione, il pane di San Giuseppe, è stato realizzato secondo un'antica ricetta. Ma andiamo a vedere cosa hanno preparato le nostre mamme. Ci troviamo insieme all'insegnante Stefania Cingotta, colonna portante della scuola capuana. Stefania, tanto lavoro, tanta fatica, chi vi ha collaborato? La collaborazione preziosa, importante ed essenziale è sempre quella delle famiglie, delle mamme della scuola. Noi ogni anno riusciamo a mettere in piedi una manifestazione, un'iniziativa di questo spessore solo perché alle spalle abbiamo delle famiglie meravigliose. Le mamme da lunedì che partecipano attivamente a questo lavoro e non solo cucinando ma anche allestendo la tavolata che abbiamo alle nostre spalle, perché è già una tradizione che si rinnova, questo è il quinto anno, che vede i protagonisti in contemporanea, le famiglie, la scuola e ovviamente tutto il quartiere, anche nella presenza del comitato del quartiere Monte. Ecco, le tavolate sono occasione sicuramente per far degustare dei piatti tipici della nostra zona, ma soprattutto anche per fare beneficenza ai poveri. Finita la benedizione, ovviamente stamattina ci sarà la degustazione da parte della Sacra Famiglia, nel pomeriggio la distribuzione delle vivande, ma come avete ben notato sulla tavola c'è molto crudo, questo perché noi teniamo tanto conto dei bisogni del nostro territorio. Da domani il comitato ovviamente della scuola, fatto di mamme e di insegnanti che se volete vi presenterò a breve, provvederà a distribuire alle famiglie quello che noi abbiamo acquistato per destinare a chi ha più necessità di noi in questo momento. E ovviamente, così come è successo l'anno scorso, che ben 15 famiglie sono state attenzionate e quindi seguite, non solo in questa occasione, perché questa diventa l'occasione di massimo splendore, ma noi questo impegno lo assumiamo per l'intero anno scolastico. Da domani già queste 15 famiglie, ma anche le altre che sono state segnalate in questo momento, verranno ovviamente contattate e a loro verrà distribuito pane e soprattutto i viveri crudi. Allora, vediamo queste, conosciamo queste mamme. Ve le presento con enorme orgoglio e piacere, perché veramente mi hai presentato ingiustamente come la colonna portante della scuola, ma si è colonne quando alle spalle si hanno risorse di questo livello e io sono veramente orgogliosa di presentarvi parte delle nostre mamme, perché molte lavorano, saranno qui presenti pomeriggio, delle nostre mamme e delle nostre insegnanti. Quindi cominciamo dalla signora Veronica, dalla signora Elisa, la signora Daniela, la signora Vittoria, la maestra Rosalba che quest'anno mi ha collaborato attivamente in primissima persona, le altre insegnanti stanno per arrivare perché in questo momento hanno accompagnato i bambini nella visita delle altre tavolate, saranno qui invece a mezzogiorno in occasione della benedizione e poi nel pomeriggio, nel momento importante e conclusivo, in presenza anche della dirigente scolastica che chiuderà la manifestazione, perché poi si aprirà il momento più significativo di questo momento. Allora, parliamo con una di queste, Veronica? Sì. Allora Veronica, fateci vedere che cosa avete preparato voi. Come da 5 anni le mamme si cimentano alla realizzazione di piatti che portano alla tavola della scuola. Questa per esempio è una pasta fatta con i finocchietti, a pasta indaganata, quindi ci sono i finocchietti, c'è la mollica fatta di pane e poi c'è della salsa. Poi praticamente quest'anno sono arrivati anche dei piatti rumeni, perché hanno collaborato con noi anche le famiglie rumene, e ci sono dei dolci, del pane, delle pietanze di carne
e anche del pane arabo offerto da una famiglia. E dimmi, questo dolce in particolare come è stato realizzato? Loro dicevano con ricotta e canditi, la vera ricetta non la sappiamo perché è un dolce tipico rumeno. Questo invece hanno detto che è fatto con cacao e noci, è un tipo di un plum cake, la forma del plum cake. Poi praticamente, da loro chiamato panettone. Poi praticamente hanno portato anche del salato sopra, è un'insalata russa loro dicono, lì l'ho lavorata lì dove c'è il cetriolo a forma di fiore, è una torta di frutta, una crostata di frutta con mandarini, fragole e kiwi. Poi sono state realizzate anche da una, noi aiutano sia le mamme che anche le persone del quartiere. Quest'anno una ragazza che si chiama Vera Amore ha collaborato sempre per la realizzazione della tavola offrendo dei piatti che sono lavorati per dare coreografia, quindi le melanzane a forma di pinguino, le mele a forma di cigno, anche i pomodori con le coccinelle e dei calli e dei finocchi a forma di callo. E poi la collaborazione di tante mamme che hanno portato anche del crudo, oltre a quello che ha portato la scuola, che noi abbiamo sistemato in delle ceste, che questo come ogni anno andrà alle famiglie che hanno più bisogno. Niente, grazie a tutti e grazie di essere qui. Benissimo Stefania, allora una mamma ci ha fatto vedere queste bellissime e buonissime sicuramente pietanze. Hai visto che non dicevo bugie, oltre ad essere brave nell'operare sono brave a cucinare, sono brave a sostenere tutte le iniziative della scuola. È arrivata anche un'altra mamma adesso? Perfetto, sì, la signora Chetti che è stata impegnatissima perché lei oltre che occuparsi di scuola, della nostra scuola, si è occupata stamattina dei disabili, una realtà importantissima che abbiamo visto partecipare alla nostra iniziativa, ecco perché trafelata. In ritardo ma sempre presente, sempre presente. Abbiamo fatto un bel giro con i disabili e il successo di quest'anno io ritengo che sia la pedana che siamo riusciti ad ottenere presso la scuola in metallo per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Benissimo, so che non avete collaborato soltanto voi a questa grande tavolata. Ci tenevo giustamente a coinvolgere il presidente del comitato di quartiere Monte. Noi questa attività, così come leggete dai manifesti che sono affissi già da diversi giorni, la realizziamo in collaborazione del comitato di quartiere e ovviamente insieme a tutto il territorio del Monte che è sempre presente e che ovviamente ci porta a dire sempre che l'unione fa la forza e deve essere questo tipo di forza a trainare le iniziative e nient'altro, perché il valore è nella manifestazione, nella risorsa umana e soprattutto nel sostegno che riusciamo a darci reciprocamente. Allora Filippo, connubio perfetto, voi, quartiere Monte, sì. Insieme alla scuola Capuana. È la quinta edizione che facciamo con la scuola, dal 2001 che realizziamo la tavola di San Giuseppe, siamo arrivati alla decima edizione, per cui quello che vedete imbandito qui è la testimonianza di come l'unione, come dice la vicepreside, fa la forza e la sinergia tra le mamme, i soci del comitato di quartiere, il mondo della scuola e tutte le mamme che sono dietro le quinte che hanno portato le varie pietanze, i panificatori i quali ci hanno donato il pane e quello che poi abbiamo acquistato noi per completare la tavola e la testimonianza del voler rendere omaggio al grande patriarca che è San Giuseppe, appunto, il papà putativo di tutti noi. E quindi un augurio pure a tutti i papà di Piazza Armerina e del mondo intero. Concludo questo servizio ricordandovi che questa manifestazione mette in evidenza due elementi importanti, la solidarietà verso il prossimo e il rispetto delle tradizioni.